Voltiamo pagina, la spesa sanitaria italiana cresce a ritmi vertiginosi, eppure modificare qualche cattiva abitudine, soprattutto da parte degli over 65, potrebbe migliorare la situazione, come ci spiega Silvio Vitelli. È un popolo che invecchia, quello italiano, e che, di conseguenza, è sempre più costretto a ricorrere alle cure sanitarie. Nonostante gli sforzi per contenerla, la spesa pubblica per la salute continua a crescere. Il rapporto Sanità in cifre di Federanziani rivela che nel decennio 2002-2012 è cresciuta di 34 miliardi di euro, più 43%. Per la salute di ogni cittadino lo Stato spende quasi 2.000 euro all'anno. Si dirà, ma se lo Stato ha speso di più, gli italiani avranno dovuto sborsare meno per le loro medicine? E invece no, perché la cosiddetta compartecipazione non è affatto diminuita, ma cresciuta del 10%, perché sempre più spesso conviene acquistarle piuttosto che pagare il ticket. Spesa che, va precisato, resta comunque contenuta, sotto i 25 euro a persona. Colpisce che ben 2 farmaci su 3 siano erogati ad anziani over 65. Che è un male, perché da una parte si consumano magari più farmaci perché determinate patologie fortunatamente possono essere trattate con farmaci efficaci e quindi limitando l'accesso al ricovero ospedaliero che rappresenta una spesa notevole all'interno del nostro sistema sanitario. Ma come vivono la propria salute gli ultra 65enni? Solo l'11% degli intervistati fuma, quasi la metà rispetto alla popolazione complessiva. Dall'altra parte però sono poco attenti alla prevenzione, quasi 1 su 2 non esegue il vaccino antinfluenzale e sono ancora meno coloro che si dedicano all'attività fisica, solo il 42%. 1 su 3 inoltre per ragioni economiche rinunciato al dentista. Eppure qualcosa si potrebbe risparmiare semplicemente attenendosi alle terapie farmacologiche prescritte e non, come troppo spesso accade, interrompendone l'assunzione. Questo è un problema cronico del nostro paese, quindi il farmaco, pur essendo efficace, non riesce a dimostrare la sua efficacia e nel frattempo il sistema sanitario ha sprecato delle risorse perché l'ha acquistato questo farmaco e poi questo farmaco non è stato utilizzato in maniera appropriata. E come...